Presidente, secondo risultato consecutivo positivo, secondo punto, però il gioco latita. Sì, assolutamente, oggi contro una squadra che non ha fatto certo vedere i punti che è in classifica, sicuramente due punti persi e non uno guadagnato. L'unica consolazione è che non siamo più ultimi in classifica. Magra consolazione, però prendiamo quel poco di positivo che c'è da prendere oggi. Prospettive future, qualche nuovo innesto oppure qualche scelta tecnica nuova? Sì, no, ci sono già, Marsella al terzino sisto si è allenato con noi, da 2 settimane, stiamo cercando un uomo al centrocampo, però questi non devono essere alibi. Io oggi ho visto poca cattiveria, ho visto poca voglia di vincere la partita e poi molta confusione, quindi iniziamo a lavorare bene su quello che abbiamo, poi gli innesti possono essere un di più, ma non devono essere un alibi. Quindi bisogna lavorare più sul tecnico? No, bisogna lavorare dal martedì per vincere la partita da domenica, perché secondo me si poteva fare di più già domenica scorsa, si poteva fare di più anche oggi. Non vedo un campionato incredibilmente forte, anzi. Vedo formazioni, se il Pomigliano ha 11 punti saranno stati bravi nelle altre partite, perché oggi ho visto davvero poca roba. L'abbiamo praticamente confezionato noi il gol, è impensabile che ci sono due calciatori loro da soli nell'area piccola sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quindi disattenzione, poca voglia di vincere, ci manca sicuramente qualcosa. Spero che possa essere questo un momento così. Dopo un mese comunque fatto a mille per recuperare, però abbiamo sicuramente la necessità, se ci vogliamo salvare non possiamo permetterci di giocare così.